uccello dal bianco ventre gentile. Qualcuno mi ha tagliato la gola per riderci sopra, non so. Io ero un albatro grande, volteggiavo sui mari. Qualcuno ha fermato il mio viaggio senza nessuna carità di suono. Ma anche distesa per terra, io canto, ora, per te, le mie canzoni d'amore. Caro lettore, o chiunque tu sia, tortora, cigno, pesce rosso, tu che hai orecchie per sentire il suono che fanno le ombre quando camminano, vorrei scriverti una lettera lunghissima, ma piena di ombre e di silenzio, della luce di tutte le lampadine che si sono fulminate nella mia vita e di quelle che ho tenuto ostinatamente accese. La mia vita, sì, è stata un'operazione chirurgica senza anestesia, ma anche una vicenda musicale, una piccola ballata da suonare in viaggio su un pianino a cilindro in un mattino come questo, che ha il sapore di una mela cotogna. Non molto tempo fa venivo qui per celebrare la cerimonia della mia ultima solitudine, fatta di caffè, di sigarette, di inchiostro, come sempre, ma alla fine anche di volti, di strette di mano, di abbracci. Non è vero che dimenticavo i miei scritti sui tavolini dei bar, però, e andavo via. Li abbandonavo, perché i caffè sono cari da pagare e io potevo farlo soltanto con una poesia, un aforisma, una lettera come questa che ti sto scrivendo. Ora che non ho più di questi bisogni, un po' mi viene da ridere di tutto, anche della mia leggenda personale. Sai, sono ancora stranamente incinta dei miei ricordi. E potrei raccontarti cose che nemmeno i maghi crederebbero. Ma comincerò con il dirti semplicemente che ero soltanto una ragazza timida. Mi chiudevo a chiave per non essere vista. Avevo una vocazione al silenzio. Cantava già abbastanza dentro di me la moltitudine di voci che mi abitava. In me l'anima c'era della meretrice, della santa, della sanguinaria e dell'ipocrita. Molti diedero al mio modo di vivere un nome e fui soltanto una isterica. Ma cominciamo dall'inizio. Nacqui in un giorno di marzo come Lucio Dalla, giorno di matti e di musicanti, da una donna bellissima e collerica e da un uomo tenero. Mia madre somigliava a un cembalo, forse a un oboe. Era alta, flessuosa, nobile. Non ho mai visto una donna più altera. La chiamavamo la Montenegrina. Nei quaderni mi metteva sempre una spiga di lavanda e mi sistemava il grembiule, ma i miei impacci mi impedivano di dichiararle il mio amore. Arrivai a sognare di non essere sua figlia per il terrore che emanava dalla sua bellezza e gli ostacoli che poneva alle mie ambizioni letterarie. Anche mio padre cercava in me un riparo da questa grande prepotenza stellare. Padre della mia disperazione, che dormi sotto le edere grandi, ti chiamavo il Capitano Nemo, di cui portavi orgogliosamente il nome. Mi facevi sentire la figlia di un personaggio di romanzo.
sei stato l'unico a capire la mia natura, il mio destino di monaca. Ma non potevi sapere che il convento l'avrei trovato in un manicomio. Avevo 15 anni quando tornai a casa con la prima recensione a una mia poesia. Non stavo nella pelle per l'emozione. Guarda, papà, che cosa scrive Spagnoletti di me. Tu, senza fiatare, me la strappasti dalle mani e la facesti in mille pezzi. Poi mi fissasti negli occhi. Ascoltami, cara, la poesia non dà il pane. Dicesti serio. Eri un uomo di buon senso. E forse fu per gioco, forse per amore. L'amore, non l'ho dimenticato. Come si può del resto dimenticare la struttura elementare delle cose? All'amore siamo portati all'amore, naturalmente. Ma preferiamo perdere tempo con le nostre miserie e sterili individualità di ferocia assoluta. Caro lettore, adesso che ho iniziato ad aprire la diga dei ricordi, posso confessarti che non ho amato uomini se non quando li ho trovati rammolliti e dolcissimi. A tutti ho sempre preparato un piatto caldo e un letto d'alloro. Il primo fu Giorgio Manganelli. Mi sembrava una foca, bonaria giocherellona, che invitava i bambini allo zoo. Fu il mio Pigmalione, il mio Giovenale, perché era il più attento e il più gioviale di tutti. Nella sua nuca penso che le rondini avrebbero fatto il nido e io ero la sua rondine preferita. Faceva salti di gioia quando scrivevo, non tanto per quello che scrivevo, ma perché sapeva che così ero viva. Mi chiamava Complexigas per la complessità con cui all'inizio vissi il nostro rapporto e aveva ragione. Dovetti superare molte paure, molti moralismi. Mi domandavo in quale punto cominciasse la realtà della mia vita privata e dove il sogno di lui. Quando ci lasciammo rimasi come una bambola svuotata che avrebbe avuto bisogno di essere riempita di crusca. Ci sono incontri che lacerano, ma non smettemmo mai di ridere io e lui. Mio marito invece era un ingenuo, un buono e un fraudolento al tempo stesso. Non distingueva i nemici dagli amici. Pareva un ragazzo, si inebriava persino dei giocattoli dei nipotini. Aveva un grande amore per i bambini, li accarezzava sulla testa, allungava sempre loro qualche mancetta e forse si ricordava della sua vita di scugnizzo. Era difficile entrare nel cuore del mio compagno, ma non era difficile entrare nei suoi sensi. Ho condiviso con lui 30 anni di matrimonio, 4 figli e il lungo incubo del manicomio. Ebbi anche un secondo marito, un vecchio poeta, Michele. Andai a vivere con lui a Taranto, ma quando morì da lì tornai più vulnerabile di prima dopo un doloroso ricovero. E in un inverno altissimo e presente incontrai Titano pieno di rose. Titano era un barbone filosofo, un grande personaggio dei Navigli, un malavitoso che ho accolto in casa per 4 anni. Biscazziere nato, strozzino nato, aveva giocato sui tavoli dell'abbandono tutte le sue risorse, comprese le mie. Ma soprattutto, Titano era il mio inverno. Un guardaboschi che di donne se ne intendeva e andava dicendo in giro che avevo una pelle sobria e vellutata. Mi fiocinò con pochi esatti sguardi. Eravamo due grandi malati di vita, io e lui. Due attori vecchi, vissuti, che fingevano di volersi bene e dormivano nello stesso letto. No, Titano non mi offese mai. Forse l'ho lasciato soltanto per questo, perché non mi aveva uccisa. Era una figura che si sgretolava ogni giorno, finendo in mille pietre nelle mie mani. Pietre che poi diventavano gioielli. Tu mi domandi per sempre, ma io non ho vita continua. Ti nutrirei di attimi soltanto. Sono l'apparizione che dilegua, il tempo che intercorre fra due tappe è una tregua a favore della morte. Io vivo nello spazio di un amplesso. Tu stesso mi maturi senza accorgerti sotto il tepore delle tue carezze. Ma ti confesso, e credimi, non c'è forma di donna che continui dentro di me il rovescio dell'amante.
Questo romanzo, che è la mia vita, potrebbe essere un giallo. Un'orribile storia inventata intorno a quell'orrendo ciclo mestruale del pensiero. Ero poco più di una bambina, semplice e bianca come un fazzoletto. È vero, mia madre mi aveva già scaraventato in un mondo che mi era ostile. Avevo due figlie. Mi occupavo delle bambine, davo qualche ripetizione. Il resto del tempo lo dedicavo alla poesia. Ma le fatiche quotidiane, le privazioni, tutto quel lavoro mi avevano logorato. Tutte le donne vengono educate al delirio e quando mia madre morì mi arrivò un'onda d'urto che mi destabilizzò. Qualche tempo dopo diedi in escandescenze e mio marito non trovò di meglio che chiamare un'ambulanza. No, certo, nessuno, neppure lui, poteva prevedere che mi avrebbero portata in manicomio. Ma allora quella era la procedura. Io non sapevo nemmeno che esistessero i manicomi. Fu solo quando mi ci trovai che credo di essere impazzita per davvero, di terrore. Oscuramente capivo che ero entrata in un labirinto dal quale avrei fatto molta fatica a uscire e che le impronte digitali che mi presero avrebbero perseguitato per sempre le mie mani. Ma non fu un ricovero spontaneo. Tutti gli altri sì, quello no. In un ricovero spontaneo non vengono portate via anche le scarpe. Fu una forzatura addirittura disumana. Improvvisamente, come nelle favole, tutti i parenti scomparvero. Al manicomio si è tutti impreparati. La sera vennero abbassate le sbarre di protezione, si produsse un caos infernale. Quando mio marito venne a prendermi, non volli più andare con lui. Ero debole, confusa e avevo imparato a riconoscere in lui un nemico. Dissero che fu una mia seconda scelta. Io so soltanto che mi costò 10 anni di coercitiva punizione. Dopo un po' mi adattai a quella vita. Quel posto era abitato da figure magre e allampanate, da marionette traballanti, da guardie crudeli. I malati di mente li amai dal primo minuto. Ci svegliavano alle 5. Ci mettevano in fila su delle pancacce, in uno stanzone orrendo che preludeva alla stanza degli elettroshock. Soffrivamo tutti di forme schizofreniche, ma io restavo lucida, attenta. Eravamo noi a tenere i piedi per terra. I dottori dovevamo guidarli, perché di medici matti ce n'erano molti. I padiglioni erano divisi, gli uomini da una parte e le donne dall'altra. Io ero la numero 17. Le notti in manicomio erano dolorose, lunghe a passare. Ci sono giorni che non si staccano dalle pareti e notti che non accadono mai. Grida, offese, uno strazio. Pochissimi riuscivano a dormire nonostante i farmaci. Ma ci si abitua, ci si ospedalizza. Il mondo esterno svanisce. Tutto diventa estraneo fuorché il manicomio. Si inverte il rapporto con la realtà, non esiste più niente. Pure la dimissione poteva diventare una violenza. Al centro del giardino c'era la botteguccia dello spaccio. Chi ci comprava i francobolli, chi un bottone, io ci andavo per un caffè quando un amico mi lasciava 100 lire. Minuscole briciole di libertà. A volte capitava anche una gentilezza. Un giorno nel nostro padiglione entrò Pierre, un malato con un gran mazzo di rose bianche per l'infermiera mandate dal capo. Fu una visione. Qualcosa restava intatto, anche in quell'ambiente ostile, e io mi innamorai subito di quell'ometto schivo e semplice che faceva il pittore lì, dentro il manicomio. Il nostro fu un idillio ottocentesco. Sorrisi, frasi approssimative, piccoli, piccolissimi incontri. Pierre era un uomo buono, un malato muto. Anche lui si innamorò di me. Mi portò Giulietta e Romeo, e la parola Romeo era sottolineata. La cosa che mi diede più dolore nella vita reale fu sentirmi dire da un familiare che in manicomio in fondo stavo bene, facevo quello che volevo, nessuna responsabilità, nessun dovere. Mi ferì come solo le persone sane sanno ferire, o forse dovrei dire malate, malate di odio che è sempre impastato con il vittimismo. In tutto feci 24 ricoveri. Nel condominio presero a chiamarmi la pazza della porta accanto, ma per chiunque la pazza è la propria vicina. Presto perdevo di nuovo la fame e il sonno,
tornavo a essere incapace di far fronte ai bisogni più elementari e allora dovevo essere nuovamente ricoverata. Era come se avessi troncato ogni affetto. Solo il bene per le mie figlie sopravviveva, come una spina, una colpa, una pena immensa, ma anche come un porto segreto. Niente l'ha mai potuto annientare, né la malattia che ci aveva separato, né le incomprensioni, né le avversità. E sono sicura che è stata questa piccola e invisibile zattera di legno a evitare che non venisse reciso del tutto il filo della mia ragione. L'essere stata in certi tristi luoghi, coltivare fantasmi, come tu dici, attento, amico mio, non dà diritto a credere che dentro di me continui la follia. Sono rimasta poeta anche all'inferno, solo che io cercavo di Euridice, la casta ombra, e non ho più parole. Ecco, Franco, la tenera risposta al tuo dilemma. Io sono poeta, e poeta rimasi tra le sbarre, solo che fuori, senza casa e persa, ho continuato mio malgrado il canto della tristezza e dentro ad ogni fiore della mia casa è ancora la speranza che nulla sia accaduto a devastare il mio solco di luce ed abbia perso la vera chiave che mi chiude al vero. D'estate sentivo gli uccelli cantare nel giardino e mi veniva quasi speranza. Di cosa non so. Una sorta di muta e indicibile speranza. Ma la luna, fai attenzione, mio caro lettore, la luna nel manicomio era diversa da quella che rischiara la città. Era una luna storta, l'opposto di quella che hanno cantato i poeti. Una luna che illuminava soltanto la nostra vera, cieca, infinita povertà. E oscurava tutto il resto. Gettava intorno a sé una luce gelida, ambigua, e sembrava non la finisse più di prenderci in giro. Meritava un'invettiva più che un canto, perché se nascevano dei versi di fronte a lei, era il cervello a partorirli, non il grembo. Quanti malati ho visto morire dissanguati o a forza di sedativi sotto quella luna accesa, a quante vecchiette ho bagnato le labbra. Quante volte ho dato fuoco dentro di me a quell'ospedale. Perché sono finita qua? Mi chiedevo di continuo. Per un colpo di vento? Perché come le rondini ho sempre migrato? Il tempo non passava mai tra quelle mura. Se elemosinavo lo sguardo di una infermiera, non arrivava mai. Le uniche gentilezze ci toccavano soltanto al momento di ingoiare le pastiglie. La mattina le infermiere scrivevano il rapporto su chi di notte aveva disturbato, come se fossimo noi a disturbare e non a essere disturbate. Lì dentro ci era proibito di tutto, anche di soffrire di insonnia. Non avevamo nemmeno libertà nel lavarci. Che non avessimo voglia di renderci belli era comprensibile, avendo tagliato tutti i ponti con l'esterno, ma a loro non interessava. Venivamo tutti allineati davanti a un lavello comune, denudati e lavati da pesanti infermiere che ci asciugavano in un lenzuolo comune per tutti ed uguale per capienza a un sudario, per giunta lercio e puzzolente. Alle più vecchie facevano tremare le flaccide carni e così nude com'erano, facevano veramente ribrezzo. La prima volta che dovetti sottostare a questa rigida disciplina svenni, per lo schifo e perché ero così indebolita dalla degenza che non mi reggevo più in piedi. Ci spingevano con i piedi nudi per terra nelle pozzanghere d'acqua. Poi ci strappavano di dosso i pochi indumenti, il camicione dell'ospedale di lino grezzo, lo stesso per tutti, che aveva dei cordoncini ai lati e che lasciava filtrare aria da tutte le parti. Poi le infermiere passavano a insaponarci anche nelle parti più intime, ad asciugarci. Le più vecchie cadevano a terra per il modo maldestro con cui venivano trattate. Alcune scivolavano, altre battevano pesantemente la testa. Io ogni mattina, davanti a quel lavello e all'odore terribile del luogo, mi paralizzavo e venivo ripresa con male parole e buttata sotto l'acqua ghiaccia. No,
Mio marito non veniva mai a trovarmi, se è questo che vuoi sapere. Ogni giorno mi appostavo davanti all'ingresso e mi accoccolavo per terra, proprio come una geisha, e aspettavo per ore che lui si facesse vivo. Poi, vinta dalla stanchezza e con le lacrime agli occhi, tornavo nel mio reparto. Io vorrei, superato ogni tremore, giungere alla bellezza che mi incalza, dalla rovina del silenzio fonda, togliere la misura della voce e cantare all'unisono coi suoni, stamparmi nelle palme ogni vigore in crescita perenne e modulare un attento confine con le cose, ov'io possa con esse colloquiare, difesa sempre da incipienti caos. Vorrei abitare nel segreto cuore, centro d'ogni più puro movimento, animare di me gli spenti aspetti dei fantasmi reali e riplasmare le parabole ardenti ove ogni grazia è tocca dal suo limite. Variata, stupendamente, da codesti incontri, numererò la plurima mia essenza entro un solo, perenne, insistere di toni adolescenti. Nell'aperta misura delle ali, del più libero uccello, nel vigore degli alberi, nella chiarezza musica dei venti, nel frastuono puerile dei colori, nell'aroma del frutto, sarò creatura in unico e diverso principio, senza origine né segno d'ancestrale condanna. E so, per questa verità, che il tempo non crollerà spargendo le rovine dei violati contatti alla mitezza del mio nuovo apparire, né la sacra identità del canto verrà meno ai suoi idoli vivi. Quando ero incinta mi dimettevano e stavo bene ed ero felice. Pregavo Dio perché la gravidanza durasse all'infinito. Sarebbe stata la mia salvezza. Ma nessuna gravidanza può durare all'infinito. E soltanto quando mi tolsero l'utero scomparvero all'improvviso anche i sintomi della malattia mentale. Tanto che continuo a pensare che ci fosse un legame tra le due cose. Ma mi rendo conto che è difficile spiegare il mio bisogno di tornare ciclicamente nell'inferno del manicomio. Probabilmente si torna sul luogo del delitto per capire la causa della propria morte, per trovare quella cartella clinica su cui è scritto il nostro destino. Le ossessioni, in fondo, non si sanno muovere. Ti aspettano. Il problema è che la dimissione è importante quanto l'internamento. Io uscivo dopo avere subito e visto ogni sorta di sopruso e sopportato ogni dolore, con la sola colpa di avere fatto confusione sulla mia identità, di essermi lasciata scolorire, e tutti mi guardavano come una criminale, con più equivoca paura e distanza che se fossi venuta fuori dal cancello di un carcere. Per i matti non c'è comprensione, non ci sono attenuanti o solidarietà. I matti è come se non appartenessero più al genere umano. Perché la follia, per gli occhi del mondo, è una mala metafora, non una malattia. È una metafora della colpa, una responsabilità. E le metafore, i miti, uccidono, indeboliscono, criminalizzano. Per questo soffrire in manicomio era un'arte. Bisognava imparare a soffrire. E soprattutto bisognava soffrire senza redimersi. Di mattina al risveglio mi misuravo la pressione, mi tastavo il polso e pensavo a quante ore mi mancavano prima di salire al patibolo della vita. Il dolore che ho patito là dentro non è stato un dolore umano. Sono stata imbrogliata da tutti, persino da me stessa. Da giovane ero fiduciosa nella vita, scelleratamente fiduciosa, ma potrei numerarti, mio caro lettore, una per una tutte le banderie svelenose che sono state conficcate nel mio corpo ferito. Ho sviluppato una sopportazione atea degli altri, ma dovrei dire forse religiosa. La verità è che il dolore è l'unica terraferma che abbiamo. Non possiamo contare su nient'altro,
perché soltanto il dolore ci appartiene. La gioia è infedele, più girovaga della gente del circo. Ogni tanto arriva, monta il suo tendone di stelle colorate, in scena uno spettacolo, il tempo di un applauso, di una risata, di una lacrima. Poi se ne riparte, lasciando soltanto l'impronta di un cerchio sulla sabbia. Ma è così. Per evolversi la vita deve fare male. Si nasce e si muore nel dolore, e la maternità più difficile è quella che riguarda il poeta. Rappresentarlo è una vera pena, perché il dolore ci sfigura, come ci sfigura la materia, come ci sfigura la vergogna di fronte a un figlio. Ma anche se sono stata una poetessa della sventura, è con gioia che ho cercato di vivere. Sì, è una profonda amarezza per gli anziani vedere che il polline dei loro sogni vada a depositarsi sulla testa calva del mondo. Eppure non ho mai smesso di aspirare alla felicità e di trattenere l'amore come un talento. I poeti sono dromedari, mio caro lettore, perché attraversano il deserto della loro solitudine cosparsa da tante mine che sono le loro parole. Sono dei fachiri, dei gatti spelacchiati, delle lucertoline. Hanno 100 sguardi, mangiano cibi sbagliati, si alzano a orari sbagliati, incontrano persone sbagliate e tutte le lune gli sono malevole. Ma hanno rotazioni angeliche e conoscono gli astri. E la morte non mette loro paura. La sfidano ogni giorno, la cercano, adorano i loro morti. Io però non so se valga la pena di parlare tanto di poesia. La poesia dovrebbe essere un fenomeno extraconiugale, non riservata appena ai solitari che la praticano. I libri, in fondo, mi hanno spesso sedotta e abbandonata. Un tempo entravo nelle librerie con il terrore che un giovane commesso mi mandasse via, perché non ero all'altezza e la mia fosse la sconsiderata pretesa di un eretico di prendere la comunione. Gli incunaboli umani mi interessavano di più, i frontespizi strappati che leggevo sul volto di ogni persona. No, non dovremmo parlare tanto di poesia. Penso invece che valga la pena di parlare molto della vita. Sì, la poesia è una maschera greca, un carnevale. È la dignità che non si ha, la dignità che si soffre. Sono tante le sue definizioni. Per me è stata la forma della mia follia. Mi ha aiutato a conviverci. Il manicomio è una cassa di risonanza e la follia è un capitale enorme, estremamente prolifico, però lo può amministrare soltanto un poeta. Ma l'incrocio è molto stretto e pericoloso. Ho visto con i miei occhi tutti gli spioncini dietro i quali sono stati murati vivi tanti poeti. Alla luce di quella luna, pure io ho scritto sempre in uno stato di sonnambulismo, ma avevo come un grillo nella testa, un grillo astuto che graffiava le pareti e addosso tutte le piccole polveri del passato che nessuno dovrebbe perdere. Perché se una cosa l'ho capita, è questa. Non so se esistano le ali della farfalla, ma è la polvere che le fa volare. I poeti lavorano di notte, quando il tempo non urge su di loro, quando tace il rumore della folla e termina il linciaggio delle ore. I poeti lavorano nel buio, come falchi notturni o usignoli dal dolcissimo canto, e temono di offendere Iddio. Ma i poeti, nel loro silenzio, fanno ben più rumore di una dorata cupola di stelle.